Lady Windermere, come state? Lord Burlington, e voi? Il mio meraviglioso ventaglio. Grazioso, non è vero? E c'è su scritto il mio nome. È tutto. È il regalo di compleanno da parte di mio marito. Oggi è il mio compleanno, lo sapevate? Ma davvero? Divento maggiorenne, è un giorno molto importante della mia vita. Non credete? Dal ricevimento di questa sera, ma prego, sedete. Io avrei voluto sapere che era il vostro compleanno, Lady Windermere. Avrei coperto di fiori tutta la strada davanti a casa vostra perché vi camminaste sopra. Sono fatti per voi. Lord Darlington, ieri sera all'ambasciata non avete fatto altro che importunarmi. Temo che lo vogliate fare ancora. Io, Lady Windermere? Sono mortificato, dovete dirmi che cosa ho fatto. Ebbene, non avete fatto altro che prodigarmi elaborati complimenti. Oggigiorno siamo tutti così a corto di tutto che l'unica cosa veramente piacevole da prodigare sono i complimenti. Sono la sola cosa che possiamo prodigare. No! Sono serissima, Lord Burlington. Non mi piacciono i complimenti. E non vedo perché un uomo debba pensare che possa piacere enormemente a una donna soltanto perché la ricopre di cose che neanche pensa. Ah, ma io le pensavo. Spero di no. Voi mi piacete, Lord Darlington, lo sapete? Ma mi piacereste molto meno se pensassi che siete come tutti gli altri uomini. Voi non siete come tutti gli altri uomini, credetemi. A volte penso che voi facciate finta di essere peggiore. Ognuno ha le sue piccole vanità, Lady Windermere. E perché avete fatto di questa la vostra vanità particolare? Beh, perché oggigiorno è tanta la gente che va in giro in società fingendo di essere buona, che trovo sia piuttosto indice di un'indole mite e modesta il fingere di essere cattivo. E poi c'è da dire questo: se fingete di essere buono il mondo vi prende molto seriamente, se fingete di essere cattivo non lo fa. Tale è la sbalorditiva stupidità dell'ottimismo. Quindi, Lord Darlington, voi non volete essere preso sul serio dal mondo? Oh no, non dal mondo. Chi sono le persone che il mondo prende seriamente? Tutta la gente noiosa e immaginabile. Dai vescovi giù fino ai seccatori, no? No, io vorrei che voi mi prendeste molto seriamente, Lady Windermere. Voi, più di chiunque altro. Perché? Perché io? Perché penso che potremmo essere buoni amici. Vogliamo essere amici? Potrebbe aver bisogno di un amico un giorno. Perché dite questo? Beh, perché tutti hanno bisogno di amici. Noi siamo già ottimi amici, Lord Darlington. Possiamo rimanerlo. A patto che voi non... Non che cosa, Lady Windermere? Non guastate tutto. Dicendomi cose stupide e sciocche. Voi mi giudicate una puritana. Ebbene, lo sono. Sono stata allevata così e ne sono lieta. Mia madre è morta quando ero ancora piccola e sono stata cresciuta dalla sorella di mio padre, una donna molto rigorosa. Ed era molto rigida con me. Ma mi ha insegnato ciò che oggigiorno il mondo sta cercando di dimenticare, la distinzione tra ciò che è bene e ciò che è male. Mia cara Lady Windermere. Lei non ammetteva compromessi. Io non ne ammetto nessuno. Su, via, non dire così. Voi mi guardate come una puritana, come se venissi da un'altra epoca. È così. Mi dispiacerebbe essere a livello di quest'epoca. Reputate quest'epoca molto brutta? Sì. La gente oggigiorno
Vede la vita come una speculazione, ma non è una speculazione, è un sacramento. Il suo ideale è l'amore. E la purificazione, il sacrificio. Tutto, pur di non essere sacrificati. Non dite così. Lo dico. L'ho fatto, ne so qualcosa. Credete che pioverà? Non cambiate argomento. E quindi diciamo che voi pensate che nel caso di una giovane coppia, e diciamo che il marito diventa improvvisamente amico di una donna non proprio di buona provenienza, e va a cena con lei, le paga i conti, lei non crede, Lady Windermere, che la moglie dovrebbe consolarsi? Consolarsi? Sì, consolarsi. Ne avrebbe il diritto, no? Se il marito è abietto, deve essere abietta anche la moglie. Abiezione è una terribile parola, Lady Windermere. È una terribile cosa, Lord Arlington. Che puritana affascinante siete. L'aggettivo non era necessario, Lord Arlington. Non ho potuto farne a meno. Posso resistere a ogni cosa.